Tagliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Ed eccoci qua in diretta, benvenuti a tutti quanti, buonasera amici e amiche che ci seguite con tanto affetto e pazienza anche qualche volta da casa. Benvenuti a questa decima ed ultima puntata di Punti di Vista. Punti di Vista chiudere i battenti, riprenderemo a fine ottobre come sempre, però questa sera un po' il caldo, un pochino il mare e soprattutto grazie anche alla bravura delle nostre ospiti parleremo di diete, parleremo di mare, parleremo di bellezza. Lo abbiamo già toccato questo argomento due settimane fa, però questa sera noi, come dicevamo, come rimanemmo d'accordo, avremmo fatto la chiusura con questo tema, giusto per poi salutarci e incontrarci in qualche spiaggia da qualche parte. La trasmissione, sapete benissimo,
e realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. È una produzione Ager Campanus, quindi AC Production, e questa sera saremo molto meno formali del solito. Ci manca Sara, Sara ci manca da ben 3 puntate. Sara è straordinaria, ha avuto un ingaggio importantissimo e quindi noi le facciamo i nostri migliori auguri tutti quanti. E niente, poi la saluteremo in chiusura, come saluteremo i tecnici, i fonici, l'audio, la regia, saluteremo tutti quanti. Intanto salutiamo la dottoressa Rita Menditto, psicologa, psicoterapeuta, e la dottoressa Laura Piombino, responsabile scientifico presso una lei c'ha un sacco di docente presso l'università. Questa donna è veramente straordinaria. Partiamo proprio dalla dottoressa Piombino. Pronti per le vacanze? Beh sì, qualcuno è pronto, io ancora devo lavorare un po', però sicuramente. Ora con l'arrivo del caldo, le belle giornate, c'è voglia di sole, di mare, spiaggia, divertimento, relax, tutto questo sicuramente mette di buon umore. Consideri che il sole è uno degli elementi che caratterizza un poco il piacere dello stato d'animo, favorisce il rilascio di alcune endorfine che danno questa azione di gratificazione, anche se bisogna comunque stare attenti. Io parto sempre, quando si parla di sole, nel dire quella che è l'azione positiva dei raggi ultravioletti, che è favorire la produzione della vitamina D, però poi dico per il resto è dannoso, perché favorisce l'invecchiamento, favorisce la comparsa di alcuni tumori della pelle, può dare problemi alla vista, quindi bisogna prenderlo, ma con le dovute attenzioni, quindi evitare le ore più calde, mettere sempre la protezione solare. Io coprirsi la testa. Sicuramente chi casomai ha una capigliatura un po' meno folta deve sicuramente organizzarsi anche per una copertura del capo. E la protezione solare io metto sempre la 50+, quindi infatti si vede che la mia carnagione è un po' meno dorata delle vostre, a parte che ancora non ho avuto modo di andare a mare, e questo perché il sole passa ugualmente anche con una protezione alta e si evita, viene filtrato, però chiaramente, sì. Sicuramente, però prendere il sole con calma, con le dovute protezioni e anche quell'abbronzatura che dura tanto. Quando uno torna dal mare arrossato, in realtà vuol dire che ha fatto danno alla propria pelle. Quando uno si scotta, poi tende a spellarsi e quindi in realtà quell'abbronzatura va via subito. Quindi se uno ne prende un poco e spesso, sicuramente avrà una doratura più bella e duratura. Perfetto. Poi ripartiamo da questo, perché il fatto delle creme protettive mi interessa molto. Menditto, l'estate è arrivata, non ci sono più scuse. Assolutamente sì. Assolutamente no. No, assolutamente sì, non ci sono più scuse. anche perché il sole, oltre ad avere effetti benefici per quanto riguarda la produzione della vitamina D, come sappiamo aiuta la produzione delle endorfine, le famose sostanze... Non c'è? No, forse non c'è un problema tecnico d'audio, allora ritorno su Piombino mentre risolviamo il problema. Quindi, dicevamo, tornare in forma si può, posso sperare anch'io. Ma tutti possono e devono tornare in forma. Ovviamente c'è un problema che richiede un certo sacrificio, che può essere più o meno importante in base al metabolismo che uno ha. Spesso le persone impiegano diversi anni per accumulare dei chili e poi vorrebbero in poche settimane che questi scomparissero. Non funziona così, perché il nostro è un organismo conservatore, noi abbiamo i geni della preistoria, il nostro organismo è tarato per riuscire a conservare molte più energie di quello che è capace di spendere. Quindi se noi pensiamo che
eventualmente fare un'ora di jogging la domenica ci permette quindi di poter partecipare a un pranzo bello luculeare, sicuramente in quel caso metteremo dei chili. Se il nostro andare a mare dice vabbè, in virtù del fatto che ho fatto delle passeggiate, ho fatto delle nuotate, mi godo anche l'aperitivo sulla spiaggia, quindi gli alcolici che sono più calorici, con eventualmente noccioline e patatine, inevitabilmente si ingrasserà. Anche queste bevande gassate dolci, insomma. Sicuramente. Il problema delle bevande dolci sono tra l'altro un problema soprattutto per i giovani. Mi scusi, e se nonostante tutti questi buoni propositi di cui stiamo parlando, che le bistecche fanno veramente venire l'acquolina in bocca, rimane qualche rotolino di troppo, come si affronta poi mentalmente? Perché poi tecnicamente ce lo diciamo sotto l'aspetto dietetico, ce lo dirà lei. Io da lei voglio l'aspetto psicologico. Io per esempio già sto pensando che farò tutta l'estate con una maglietta bianca addosso, perché mi vergogno di come sono combinato. Ma veramente, tornando al discorso che stavamo appunto affrontando prima, cioè il rilascio delle endorfine, che sono i famosi ormoni che ci fanno stare bene, che ci fanno sentire pieni di energie, ed ecco che talvolta non ci pensiamo neanche a queste cose, Sergio. In realtà adesso ci pensi perché non sei al mare, ma ti posso assicurare che quando sarai lì ti sentirei davvero bene, pieno di voglia di conoscere persone, migliorare le relazioni, soprattutto dopo questo momento storico che tutti conosciamo, abbiamo proprio fame di stare insieme agli altri, di trascorrere del tempo spensierati e liberi da tutte le routine che in questo periodo ci avevano attanagliato. Quanto aiuta proprio, noi stiamo vedendo degli scenari meravigliosi, scorci di mare, montagna, quanto aiuta al benessere emotivo tutto questo? Assolutamente tantissimo, ci sono anche delle pubblicità, no? Molto spesso vediamo quelle pubblicità di quando si torna dal mare, ecco, quello che sento di dire ai nostri telespettatori è di non eccedere, no? Un po' come la collega diceva, non eccedere nel cibo e neanche strafare con le cose goliardiche, divertenti, perché poi dopo si ritorna alla routine, ma una routine ovviamente che ci fa sentire attanagliati, quindi sì, dedicarsi del tempo, sì, esattamente, no? Ormai cercare comunque di tenere, soprattutto per esempio il ciclo del sonno, cercare di comunque tenere il ciclo del sonno abbastanza regolare, non fare troppo tardi la sera, non svegliarsi troppo presto la mattina, perché altrimenti non riusciamo più a regolare i nostri ritmi quotidiani e quindi ritorneremo più stressati fisicamente ma psicologicamente, perché poi sarà più difficile ritornare al ritmo della nostra quotidianità. Sarebbe utile ritornare in vacanza. E una cosa molto importante fra le tante che diceva prima, quello di volere tutto e subito, volere dimagrire. Però io stavo pensando, no? A quelli là dell'ultimo minuto, sa, quelli là che dicono io poi cercherò, poi ci stanno tutte queste diete in 10 giorni, perdi 80 kg. E invece c'è una categoria che mi spaventa molto, quelli là che si rivolgono poi alla medicina estetica pur di dimagrire. Allora, io in realtà tra le tante cose che faccio sono anche un medico estetico, quindi la medicina estetica fatta bene, quindi da professionisti che come me hanno fatto un percorso formativo di 4 anni, è un ottimo accompagnamento, perché ad esempio la sola dieta permette di dimagrire un po' dappertutto, non esiste la dieta che fa dimagrire solo sulla pancia, volendo citare insomma la sua problematica, piuttosto che per le donne può essere solo sul sedere o sulle cosce, ma con la dieta si dimagrisce un po' dappertutto. Fare eventualmente dei trattamenti localizzati permette di focalizzare la perdita lì dove c'è una maggiore criticità. C'è comunque da dire che in modo veloce dei risultati, questa è la domanda. No, sicuramente se uno vuole vedere, per quanto riguarda gli anestetismi corporei, dei risultati eclatanti, bellissimi, io dico sempre dovete andare dal chirurgo plastico, perché la medicina estetica permette di ottenere delle riduzioni di quell'inestetismo, ma mai la totale scomparsa. Dà dei risultati meravigliosi, ad esempio sull'anti-age, per i trattamenti viso, per i trattamenti corpo ha ancora un po' di limiti, però sicuramente può essere un aiuto per andare
a ridurre quelle difformità del corpo. Quindi se parliamo di piccoli inestetismi, di accumuli localizzati di grasso a livello sottocutaneo, va benissimo il trattamento medico estetico. Quando c'è un addome più globoso, con un accumulo di grasso ad esempio viscerale, cioè negli strati più profondi, lì anche il trattamento medico estetico non agisce. Quindi un medico estetico che ha una sua competenza sicuramente deve andare a dire al suo paziente quelli che sono i benefici e i limiti di un trattamento. In ogni caso non è vero che esiste la soluzione semplice dell'ultimo secondo, anche volendo ricorrere alla medicina estetica. Perfetto, faccio conto che io veramente non capisco niente di tutte queste cose. Volendo rivolgermi come a qualcuno esperto, come si fa a distinguere, come dire, non voglio dire ciò perché è brutto, però andare in uno studio qualificato, con personale qualificato, come si distingue dall'improvvisazione o dai falsi maghi? Purtroppo non è semplice questo, perché poiché non esiste una specializzazione in medicina estetica, non è una branca molto tutelata, quindi diciamo che basta avere la laurea in medicina per poter occuparsi di medicina estetica, e molte volte ci sono colleghi che casomai fanno un corso di un giorno o due e si improvvisano medici estetici. Bisognerebbe chiedere eventualmente se quella persona alle spalle un master di secondo livello in medicina estetica, perché esistono questi, piuttosto che ha fatto delle scuole quadriennali di medicina estetica, dove ne esistono praticamente tre in tutta Italia. Quindi io ad esempio ho fatto quella a Roma, centri di formazione proprio in medicina estetica, dove danno un attestato. Ovviamente questo ha una validità soprattutto di tipo formativo, quindi non è un attestato universitario, ma il problema, ad esempio, per alcuni ordini dei medici, purtroppo pochissimi in Italia, si è riuscito a creare un elenco dei medici estetici, quindi una sorta di albo. Purtroppo non è facile andarlo a controllato questo poi. C'è una commissione interna all'interno dell'Ordine dei Medici che va a valutare le domande, quindi quello che è il curriculum della persona, il percorso formativo che ha fatto. C'è una sorta di regolamento interno, e quindi se uno ha i requisiti accede all'ingresso di quest'ordine. Il problema è che ne sono pochissimi in Italia. Scusa, voglio dare un po' di spazio anche agli amici da casa. Soprattutto, cosa bisogna non mangiare? Sintetizzo, la domanda è lunga. Cosa bisogna non mangiare? Beh, veramente ci vorrebbero 10 puntate solo per dire questo. Sicuramente i cibi ipercalorici, quindi parliamo di dolciumi, fritture, gli alcolici bisogna prenderli con estrema moderazione, fare anche attenzione, ad esempio d'estate, distinguere quello che è l'alimento fresco dall'alimento fresco e leggero. Per intenderci, se ci prendiamo una bella caprese, quindi parliamo di mozzarella e pomodoro, è sicuramente un alimento fresco, però la mozzarella non è poi così light, quindi se lo vogliamo fare una volta a settimana va pure bene. Considerate che 100 grammi di mozzarella sono circa 280 calorie, e 100 grammi è proprio quella lì che chiamiamo il bocconcino piccolo, quindi quella che casomai uno prende per assaggiare, per capire com'è la mozzarella. Quindi e cerchiamo di non confonderlo questo dicendo vabbè, ma io ho mangiato quasi niente, ho mangiato un pomodoro e mozzarella, oppure la fresella, che è sicuramente un alimento fresco. Pensate che però il pane essiccato, quindi quali la fresella, ha quasi le stesse calorie della pasta, però sicuramente non ha lo stesso potere saziante. È un pochino meno, cioè quello integrale è leggermente meno calorico rispetto a quello diciamo di farina bianca, ha più proprietà salutari perché c'ha le fibre che hanno diversi benefici per l'organismo, aiutano a contrastare. Spesso poi sono le combinazioni, perché di solito uno ci mette anche il tonno, qualcuno addirittura carne in scatola tipo Simmental, non voglio fare pubblicità a nessuno, olive. Allora, la carne in scatola è poco calorica, poi vabbè è una questione di gusto, perché ad esempio a me la gelatina fa un po' impressione, quindi però devo dire che ha pochissime calorie. Diciamo queste cose in modo che la gente da casa.
Il tonno, se uno lo prende al naturale o comunque prende lo prende classico, ma lo fa sgocciolare bene, non aggiunge altro olio, sicuramente può essere, ecco, se uno si fa un tonno e pomodoro d'insalata va benissimo, è sicuramente un pasto leggero e fresco, ma anche se uno si vuole fare un'insalata di riso, l'importante è fare attenzione con che cosa si mette dentro, perché se ci andiamo a mettere anche il wurstel, andiamo a mettere una marea di uova sode piuttosto che di tonno, in quel caso è un super pasto, quindi poi dobbiamo prendercene in una quantità più piccola. Quante calorie approssimativamente stiamo ingerendo? Quelle sono variabili perché dipende dalla quantità, però, e poi soprattutto da che cosa si mette, perché ognuno ha le sue abitudini. Ad esempio, se poi ci sono poi le persone che aggiungono in più anche la maionese, e in quel caso si fa bingo. Medito, voi siete entrambe esperte in scienza dell'alimentazione. Ci sono metodi last minute per correre ai ripari? Noi l'abbiamo sfiorato l'argomento. Voglio un approfondimento da lei. A me queste cose del last minute non mi piacciono a prescindere, molto tipo spesso quando l'anguria, no, quando vengono arancio. Le persone da me, no? Soprattutto per esempio nel mio mondo della psicoterapia, cioè, ma poi quanto tempo ci vuole per sentirmi meglio, no? Mi dicono spesso così. È la prima domanda che fanno. Sì, ma il fatto è che non c'è un tempo, tutto dipende da tante cose, da tante variabili. Certamente io quello che dico è, non esiste la bacchetta magica, esiste la voglia e la buona volontà di arrivare a raggiungere nella mente, assolutamente, nel rapporto con il cibo, certamente bisogna cercare di capire a che serve questo cibo, se l'alimentarsi o se soddisfare alcune emozioni che abbiamo dentro. Molti mangiano per sentirsi meglio e non per nutrirsi. Assolutamente. Che rapporto bisogna avere col cibo? Bisogna imparare a conoscersi, prima cosa, perché proprio molto spesso non si è educati a conoscere il senso della fame, il senso della sete. Molto spesso il nostro corpo chiede acqua e noi pensiamo che invece è cibo e quindi mangiamo, ma è semplicemente abbiamo sete. Quindi magari quando abbiamo fame proviamo prima a fare il sorsetto d'acqua e vediamo che succede, perché magari quella sensazione non è fame ma è sete. La famosissima teoria del minimo 3 litri d'acqua al giorno, quanto gonfia poi l'addome tutta quest'acqua? Ma io su questo ci può aiutare sicuramente la collega, però ritorno al discorso. La domanda vale anche tutto per lei. Tutto va bene, ma non nelle quantità eccessive, no? Un po' come il riso, un po' come la maionese, ma anche l'acqua, cioè il nostro corpo non può filtrare un litro d'acqua se lo beviamo tutti insieme. Certamente se beviamo un bicchiere d'acqua ogni mezz'ora è un'altra storia. Io ad esempio consiglio i 2 litri d'acqua lontano dai pasti, non i 3. Perché no, io l'ho dico letto poi, questo, eh? Quello che dico l'ho letto, ho fatto ricerca. Sì, no, ma c'è anche il consiglio 3. Allora, sull'alimentazione lei mezzo litro a stomaco appena svegli. Sì, sì, che poi con l'acqua calda, con il poco di limone, perché quello aiuta a depurare, ce ne sono tantissime di teorie. Soprattutto è vera sull'alimentazione. Tutta questa storia, solo dice lì. Stimola un poco di più andare in bagno, quello sì, ma perché già l'acqua calda in sé, no? Quando uno prende qualcosa di caldo, stimola quello che si chiama riflesso gastrocolico, che fa contrarre l'ultima parte dell'intestino che ci dà quello stimolo sull'andare in bagno. Veramente c'è di tutto e di più su internet. Sull'alimentazione sì, no, sarebbe bene. Io ho trovato delle cose veramente, mi scusi, allucinanti. Esiste io ho fatto la dieta su qualunque alimento. Io se lei ha in mente un alimento, hanno fatto la dieta che per una settimana si mangia quell'alimento, la dieta la dieta del lunedì, la dieta del perdere i chili sul DNA. Chiunque si sveglia la mattina, ad esempio, se compriamo a partire da aprile, maggio in poi, cosa. Sì, perché purtroppo non c'è qualcuno che va a pescare chi ha firmato quell'articolo e dire dammi una dimostrazione scientifica su no, ciò spesso che hai detto. Io non voglio difendere la categoria, per l'amor di Dio, però spesso a noi capita di dover intervistare. No, ma parlo che sono eventualmente. I quali poi ci dicono delle cose, noi abbiamo una conoscenza generica e generale su tutti gli argomenti, però fare degli approfondimenti dovremmo avere delle competenze. No, ma io parlo di chi casomai si spaccia per persona che è formata su quella determinata cosa. Il problema
è che tutti noi vogliamo essere belli e in forma, ma non siamo disposti. Solo d'estate. No, non siamo disposti. No, va bene anche tutto l'anno. Il problema è che non siamo disposti a fare il sacrificio. D'estate si presenta un problema in più perché ci si copre meno e quindi si vede più facilmente, casomai, un determinato inestetismo. Poiché non siamo disposti a fare un sacrificio, a fare delle rinunce, cerchiamo sempre la dieta del miracolo. Ma purtroppo i miracoli non esistono. Quando ad esempio a me chiedono come posso fare in pochissimo tempo, la mia risposta è: se avessi questa soluzione ti assicuro che l'appuntamento l'avresti avuto dopo un anno, perché avrei avuto la fila fino a fuori, perché se potessi dispensare miracoli alla gente avrei la fila fino a fuori. Però molti ci credono, ci cascano e poi rimangono delusi. Io preferisco deluderli subito, non promettere qualcosa, alla realtà delle qualcosa cose, che poi da lì a poco scopriranno che non è realizzabile. Queste diete dissociate, mangiare carboidrati. Allora, io le diete in genere le personalizzo. Le personalizzo in base a quelle che sono poi i ritmi e le esigenze delle persone, anche un po' quelle che possono essere le abitudini. Quindi se io ho una persona che non ha tempo di cucinarsi il primo, il secondo, il contorno, o sta pochissimo tempo, allora va benissimo anche che la dissocio tra il primo al pranzo e il secondo a cena. Chi ad esempio preferisce fare l'inverso, chi vuole mangiare di tutto un po', io cerco sempre di tarare la dieta in base poi a quello che la persona ha la possibilità di fare, perché posso creare sulla carta una dieta meravigliosa, ma quello oggettivamente non torna mai a casa a cucinarsi, non me la seguirà. No, quindi mi diceva Sigismondo, ma deve essere chiaramente un nickname, la birra. La birra è comunque calorica, ovviamente dipende dalla gradazione, perché in realtà più o meno un pasto, io ho letto da una parte. No, diciamo che una birra, quelle banali, diciamo sui 3,5 gradi, siamo per 100 ml però intorno alle 40 calorie, però considerate, uno si va a prendere la birra media su 400-500 ml, poi a sete se ne vuole prendere di più, se andiamo su una doppio malto che ha il doppio dell'alcol, ovviamente questo aumenta, quindi sicuramente anzitutto gonfia, perché tutto quello che è quello è malto d'orzo fermentato, quindi tutto quello che c'ha un po' di bollicino o altro dà comunque gonfiore, quindi chi soffre casomai di digestione lenta, colon irritabile, problematiche di meteorismo, indipendentemente dalle calorie si troverà la pancia così bella, bella pronunciata, però quella è aria. Io abbandono lo studio perché ho la pancia bella pronunciata, ma non ho nessuna di queste patologie. Che mi sta succedendo? Io parlo quasi sempre però di me in questo caso. La pancia pronunciata in questo senso è quella pancia che dura un giorno, due e poi scompare, perché il grasso a me è stabile. Non mi sta abbandonando. E quello vuol dire che non è aria allora. No, fortunatamente no. E niente, ritorniamo. Noi l'abbiamo detto, questa è una puntata che faremo col sorriso sulle labbra, anche se l'argomento è molto serio, perché l'obesità è diventata in modo particolare il Mezzogiorno d'Italia veramente una mannaia, perché dai 3 anni in su abbiamo bambini, poi donne o uomini che diventano automaticamente obesi. E il problema dell'obesità non è un problema che si affronta con semplicità, perché ci sta a chi sta addirittura bene, chi si sente bene così, e poi ci sta chi non vorrebbe essere così ma soffre molto. Quanti clienti ha avuto di questo? Ma io pensavo proprio a quello che stavamo dicendo adesso, il problema del tutto è subito, no? Del problema del non sono disposta a fare sacrifici, trovo alternative. È proprio quello il problema, trovare le alternative. Se la strada è imparare, educarsi al cibo, per quello ci vuole tempo, visto che siamo un po' maleducati, nel senso proprio della parola, veloci, ma educati, no? Al cibo, a questo rapporto con il cibo, e quindi ci vorrà tempo per educarci a questa nuova modalità di relazionarci col cibo. Ovviamente si trovano strade veloci, alternative, perché allora le telefonate in diretta
Abbiamo chiuso il centralino perché vogliamo dare spazio alle due dottoresse di darvi informazioni, quindi scrivete, è inutile telefonare perché abbiamo chiuso il centralino, non abbiamo interruzioni telefoniche, scusi. E quindi ovviamente si cercano scorciatoie alla fine, ma in realtà è l'unica strada quella di andare piano, imparare a relazionarsi con il cibo. È quello che io un po' faccio. Sì, infatti il percorso psiconutrizionale prevede proprio questo. C'è un sostegno a non perdere la voglia di imparare a relazionarsi con il cibo. Perché sai, molto spesso all'inizio si è molto entusiasti. Cosa fa scattare poi nella mente di una persona eccessivamente obesa la voglia di cambiare? La voglia di cambiare arriva in tutti, per tutte le motivazioni, quando non se ne può più. Quando si è davanti a un bivio, e in quel momento è un momento importantissimo e va sostenuto da specialisti, quali nutrizionista, quali lo psicologo specializzato in queste problematiche, perché all'inizio, sai Sergio, è facile perdere peso perché si perdono tanti chili che non sono soltanto grasso, sono tutta una serie di cose, il corpo si sta abituando, ma nel momento in cui c'è il cambiamento il corpo si sente sotto stress e quindi perde peso, poi si adatta a quella nuova modalità e il peso inizia, diciamo, a diminuire nella quantità di perdita, ed ecco che lì arriva lo specialista che sostiene il percorso, che motiva e che quindi concede un modo nuovo di relazionarsi al cibo, aiuta la persona a far comprendere noi meglio. Noi ripartiremo da Rita Menditto perché mi ha stimolata veramente una domanda interessante, intanto incombe la pubblicità. Pubblicità. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api.
l'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Ed eccoci qua di nuovo in diretta, riprendiamo dalla dottoressa Menditto che stava dicendo delle cose che ho sentito in questi giorni, sentendo un po' di amici e amiche che sono in condizioni come le mie, ma anche un po' peggio, per grazie, voglio dire un po' peggio. Allora, il fallimento è quello che poi diventa devastante in un caso del genere. All'inizio è bello perché si hanno i primi risultati e parlo sempre di mente, poi si cade, è un po' come la tossicodipendenza, no? Si crolla, si cade e si cede. Assolutamente. Come si recupera, dottoressa? Perché si ha l'idea di un regime restrittivo, una sorta di prigione, cioè devo scontare la mia pena e poi dopo sono di nuovo in libertà, no? Il famoso effetto yo-yo. No, assolutamente, anzi, più tempo dura il percorso dietologico, più imparerò a mangiare, perché mi abituerò a quella visione del cibo, perché non sarà più un bisogno, ci saranno i momenti, perché poi imparerò. Io pensavo ai morsi della fame, no? Questa è una parola, sì, che abbiamo sentito tante volte. Ma assolutamente. Quelli sono morsi mentali. Sì, assolutamente, ma più il regime diventa restrittivo e più dopo io sento il bisogno di compensare. Se invece viene fatta appunto una dieta su misura, cucita sulla persona, sulle sue abitudini, non si sentirà più tanto, no? Cioè, se ci ha l'idea, vado a dieta uguale, pollo in bianco, pesce in bianco, riso in bianco, mangio poco, ma ci può aiutare in questo la collega? È soltanto imparare a mangiare bene, a dosare bene, in base alle proprie abitudini, nulla di più. Perfetto. Piombino, io stavo pensando fra il serio e il faceto anche all'obesità, no? Che è una cosa molto seria. L'obesità, mi era appuntato appunto questo, non è una questione puramente o semplicemente estetica da poter affrontare in un periodo stagionale, come molti, dicevamo prima, vorrebbero fare d'estate, pretendono magie o chissà che. È un percorso che va affrontato con molta attenzione tutto l'anno. Il controllo dell'obesità. Sicuramente, quando parliamo di obesità parliamo di quantitativi di chili da perdere abbastanza importanti, quindi mediamente almeno un 10 kg. Sono diversi livelli di obesità, no? Diciamo, sicuramente, lieve, per medio. Questo ho detto almeno un 10 kg. È tutto proporzionato ovviamente in base alla statura della persona e i chili da perdere. C'è un parametro che peraltro a me non piace, che è quello dell'indice di massa corporea, che è dato dal peso espresso in chili fratto il quadrato dell'altezza espresso in metri, e ci dà dei parametri. Da 30 in poi una persona si definisce obesa. A me non piace, perché io valuto sempre con un esame impedenziometrico la composizione corporea, massa grassa, massa magra, quindi io il grado di chili da perdere lo calcolo in base al quantitativo di grasso che quella persona ha. Sicuramente non è possibile, come dicevo prima, non lo so, volendo citare un film, 7 kg in 7 giorni. Sì, questo miracolo non sono in grado di farlo io. Esistono delle diete che possono attivare il metabolismo, possono far perdere dei chili più in fretta, però sicuramente un percorso di una persona obesa deve essere un percorso completo, anche perché, a parte che io lo faccio a prescindere anche da chi viene perché normo peso o sovrappeso, chiedo degli esami del sangue, perché è importante.
importante vedere quello che è il grado di salute. Le persone obese molto spesso hanno problemi di colesterolo e trigliceridi alti, sono più a rischio di una problematica di diabete, eventualmente sono ipertesi o vado sempre a misurare la pressione sanguigna. Quindi bisogna, quando si prepara una dieta, poi tener conto anche di eventuali patologie correlate. Questo vale per l'obesità, ma in generale per qualunque persona. E chi è obeso sicuramente è anche una persona che molto probabilmente, a meno che non ha particolari patologie, ma sono una percentuale estremamente rara, ha sicuramente dei problemi di rapporto al cibo. Avete parlato prima della fame, ma io dico, oggigiorno, chi è che mangia per fame? Ormai, se devo pensare all'ultima volta che ho avuto i crampi di fame, io in realtà impiego del tempo. Noi mangiamo per altre motivazioni, mangiamo per gioia, per il piacere di stare con gli amici, piuttosto che per noia, per depressione, per stress. Noi associamo il cibo a tante altre cose. Diciamo che già oggi, ad esempio, fortunatamente io ho una grandissima forza di volontà, però devo dire che parlare di cibo con quelle immagini che ci sono dietro, dove tutto quello che è stato proposto è una bomba calorica, ovviamente anche in prossimità dell'ora di cena non giova, quindi non lo so, pure i nostri telespettatori, se casomai hanno avuto un raptus, hanno pure ragione, perché io faccio l'esempio più semplice, quello del matrimonio secondo le tradizioni nostre, no? C'è il buffet all'arrivo, diciamo, nel locale, e già la gente si fionda come se non avesse mangiato da 10 anni. Poi siamo serviti al tavolo 2 primi, un secondo, eventualmente anche la frutta, e ogni volta che ci portano una pietanza tutti quanti noi facciamo no, e chi ce la fa? Un'altra pietanza. A quel punto chiunque penserebbe che è sazio. Arriva il momento del buffet dei dolci, c'è la stessa identica ressa del buffet iniziale, che forse poteva essere giustificato per fame. La spinta a prendere i dolci non ha nulla a che vedere con la fame. E ne potrei fare una marea di esempi di questo tipo. Io sto provando tantissima vergogna mentre lei dice queste cose, mentre scorrono le immagini, le dico anche il perché. Prima di venire qua in studio stavo con delle persone, con degli amici, e sapete di cosa stiamo parlando? Della migliore pizza fritta napoletana, in quale pizzeria la fanno, e ci siamo dati appuntamento per andare a mangiare frittatine, arancini, crocche e pizza fritta. Non dico la pizzeria perché non voglio fare pubblicità, ma se questo quanto non fa male tutto, allora, fa bene sicuramente al cuore, allora, e alla testa. Tutti noi dobbiamo avere le gratificazioni, ok? Quindi pensare di mangiare una vita intera 100% sano, light, dico io, che tristezza. Quindi non è quello, è una questione di frequenza. Se lei si vuole prendere la gratificazione della pizza fritta con gli amici, fa benissimo. Il problema è quando questa gratificazione se la prende più volte nella settimana, oppure oggi è la pizza fritta e domani invece è un'altra bomba calorica. Quindi quando le gratificazioni ipercaloriche diventano la costante piuttosto che l'eccezione, quello è il problema, quello è il problema che poi fa aumentare di peso. Certo, certo, no, no, sorridevo perché effettivamente la stavo quasi assaporando. Mentre, sì, e quindi sta cosa, veramente, come diceva la dottoressa Menditto e anche lei, sono gratificazioni che fanno bene più alla mente che a tutto il resto dell'apparato. E noi abbiamo fatto un sacco di chiarimenti importanti, dottoressa Menditto. Qualche consiglio per arrivare da lei preparati? Ma quale tipo di spinta, cosa deve scattare? Chi è pronto per affrontare un percorso terapeutico? Come dicevamo prima, ci sono tante persone, no, che sentono il bisogno ma poi non arrivano, oppure tante persone che dicono forse si dovrebbe fare questo, dovresti, no, molto spesso deve essere una cosa che nasce dentro di noi. È come quando uno
Appunto, molto spesso mi capita di sostenere persone che effettuano per esempio la sleeve oppure il bendaggio. Quelle sono persone che perdono peso in maniera considerevole per poco tempo, perché lì c'è un trattamento assolutamente diverso. Quello che facciamo è vederci per esempio spesso allo specchio, perché quelle persone a un certo punto non si riconoscono più, o meglio, continuano ad avere l'idea di quello che erano. Poi dopo magari, no? Beh, una cosa che si fa spesso è: conservati quel pantalone, poi ce lo mettiamo tra un mese. Quando quello succede, cioè indossano il pantalone, davvero quasi non ci credono, perché nella loro mente, cioè il cambiamento è talmente drastico che non riescono ad esserne consapevoli, così come aiuta invece... Aiuta moltissimo, no? Trovare un pantalone che ormai ti va in largo. Non sì, lo così come per esempio invece in una dieta di educazione alimentare questo non succede in maniera drastica, è una cosa che, ed ecco, no, che non si sente il bisogno di dire: ah, però non sono dimagrita. Quando qualcuno ci incontra dopo tanto, dice: ah, mamma mia, stai in dieta, stai... allora lì noi ci sentiamo gratificati. Ma il problema di una dieta alimentare è proprio che non notiamo i cambiamenti, se non, ed ecco il motivo che secondo me è utile andare al controllo una volta al mese ed essere sostenuti da uno specialista invece settimanalmente. E quando vado a pesarmi dopo un mese che noto, non ogni settimana, non tanto, ogni no? giorno, trovarsi sì, quei 2 chili in meno, quei centimetri, quei chili, gratificano tanti, però vanno sostenuti senza ombra di dubbio. Piombino, lei prima ha toccato degli aspetti scientifici importanti. Quando si va dal medico, molto spesso abbiamo visto anche delle trasmissioni importanti di Italia 1, le Iene, lo possiamo dire, che c'erano degli improvvisati che si andava per dimagrire e non facevano manco richieste di analisi del sangue, niente. E questo è un fatto, da un mio punto di vista, molto molto grave. Sarebbe opportuno, per valutare il reale sovrappeso, fare una serie di analisi, delle indagini proprio cliniche, per poi arrivare a trattare il paziente? Io sono fortemente convinta di ciò, è il motivo per cui quando me vengono per fare una visita dietologica devono portare un set di analisi, non più vecchie di 6 mesi. Un elenco veloce. Degli esami, l'emocromo con formula, sideremia, trasferrina, ferritina, le transaminasi, la creatinina, il quadro proteico, azotemia, uricemia. Colesterolo, trigliceridi, anche gli ormoni tiroidei. Delle squadre di calcio, poi ho capito dopo. Che, quindi scusatemi, io ripeto, è l'ultima sì, diciamo puntata. Un po' più tecnico l'elenco. Mi ha permesso tutto. Però è un bel fogliettino, sono esami semplici, non chiedo esami particolarmente elaborati. Vabbè, poi dipende da caso a caso, semplici. Ovviamente. Ma sì, non li chiedo in prima battuta, poi se ci sono delle problematiche lo si va a chiedere dopo, tipo nel momento in cui mi portano come primo battage di analisi la glicemia che ha un valore 120 e più, a quel punto allora faccio fare l'emoglobina glicata, la curva glicemica insulinemica, perché vado effettivamente a vedere se c'è una problematica di diabete. Però chiedere degli esami che sono costosi, lunghi di esecuzione, in prima battuta casomai a una persona che sta bene non avrebbe all'utente, no? Al paziente. Quindi non lo chiedo di prima acchito, è un esame di seconda battuta solo a chi ne ha bisogno. Vado a fare o non mi limito a prendere solo peso e altezza, ma le varie circonferenze corporee, le pliche, per andare meglio a capire com'è la distribuzione del grasso corporeo. Vado a fare, come dicevo prima, l'esame impedenziometrico, che quindi permette di vedere massa grassa e magra, approccio... e metto anche un holter metabolico, cioè un bracciale che registra per 24 ore quante calorie spende quella persona, in modo tale che potrò tarare poi la dieta in base al metabolismo effettivo. Quindi esami esistono, ci sono. Poi l'approccio del professionista può essere di diversa natura e io non voglio assolutamente mettere a dire cosa è meglio o che cosa è peggio. Io, per la mia visione, mi muovo in questo modo. Quindi il primo approccio è un'intervista che fa al paziente. Io sto un'ora col paziente in prima visita, quindi dedico un'ora solamente a lui.
faccio ovviamente un'anamnesi, una cartella clinica, vedo tutte le patologie, perché bisogna riuscire a capire bene quella persona, i suoi ritmi, le sue abitudini, le sue problematiche, la storia della sua vita, perché grazie a tutte queste informazioni io potrò fare una dieta personalizzata. Mi dice un attimo la fascia di età dei pazienti che si rivolgono? È estremamente variegata, quindi io... anche suddivisa per sesso. Allora, sicuramente deve considerare che l'80% del mio pubblico è femminile, ok? Perché c'è molta più attenzione al corpo. Slim ha detto che lui non ha bisogno di niente, si chiama Slim. Slim, non ti... noi siamo contenti per te. Allora, in realtà non è nemmeno vero questo, perché dieta deriva dal greco dies, che è educazione alimentare a mangiare quotidianamente, quindi in realtà tutti noi, per il semplice fatto che ingeriamo del cibo, stiamo facendo una dieta. La dieta è nell'immaginario comune quella che in realtà tecnicamente noi chiamiamo dieta ipocalorica, ma esiste la dieta normocalorica, che è quello che facciamo tutti i giorni, esiste anche la dieta ipercalorica per chi casomai deve aumentare di peso, quindi in realtà lui la sta già facendo una dieta, sta facendo una dieta per conto suo, ma sicuramente tutti noi siamo a dieta. Sta parlando di te, Slim, non mettere le faccine, non ci piacciono. Ecco, mi piace questa cosa di utilizzare questa parola con le altre eccezioni, perché sembra che invece dieta significhi solo una cosa brutta, vado in prigione, oddio, adesso come farò, non posso mangiare niente, ma in realtà, come giustamente diceva la collega, è semplicemente un'educazione alimentare. Questa è la parola dieta. Io voglio fare una domanda a tutte e due. Ok, tutti gli alimenti hanno le loro qualità e soprattutto le loro mancanze, di cui la necessità di mangiare sempre tutto. Quanto è vera questa cosa? Verissima, io sono pienamente d'accordo. Ma sono bravo, ragazzi, voglio un applauso da casa. Lo faccio anche io a studio. Voglio un applauso da casa da tutti voi, vi adoro. Non esiste l'alimento perfetto, la dieta deve essere la più variegata possibile, perché c'è anche ad esempio tra gli ortaggi, quindi vogliamo rimanere in quei cibi considerati buoni, o la frutta, esiste quello che ha un maggior quantitativo di una determinata vitamina, quello che ne ha di un'altra piuttosto che di un sale minerale, anche per le proteine per esempio, le proteine sono fatte da un insieme di molecole che si chiamano amminoacidi e ogni alimento ha delle proteine che sono costituite da catene di amminoacidi diversi, quindi variando... A catene ramificate praticamente? A catene ramificate? Esistono anche quelli che sono considerati quelli migliori. Perfetto. Se invece vogliamo considerare un altro aspetto importante della cromoterapia, cioè tutti gli alimenti hanno un colore, no? Consideriamo per esempio i bambini, questa pure mi piace, no? Molto, i bambini che adorano i colori, ovviamente vogliamo educarli all'alimentazione e allora sbizzarriamoci con i colori. Adesso veramente l'estate ci aiuta in questo, c'è frutta di tutti i colori, le verdure rosse come gli ortaggi, come i pomodori, le melanzane, le zucchine, i peperoni, veramente ci sono talmente tanti quei colori che poter giocare con i bambini attraverso i colori del cibo assolutamente li aiuta a migliorare la relazione con il cibo. Io faccio domande semplici perché da casa vogliono sapere cose anche abbastanza semplici oltre a queste cose belle. Quanto può essere sostituito lo zucchero della frutta con gli zuccheri contenuti per esempio nella Nutella per avere piacere, per stare bene? Ma la Nutella è un'altra storia, perché la Nutella... Io conosco la composizione e non la mangerei mai. A prescindere dalla composizione, ma ovviamente anche lì il motivo per cui mangiamo la Nutella non è un bisogno ovviamente fisiologico, ma è stata creata proprio per quello. È stata creata per quello, ma anche l'idea di non infondere quel cucchiaino e mangiare direttamente. È proprio un concetto diverso, assolutamente diverso rispetto al bisogno di zuccheri fisiologico. Perfetto, voi non ci crederete, ma il tempo è volato, noi siamo veramente in chiusura. Io rubo 5 minuti alle mie graditissime e simpaticissime ospiti, oltre che preparatissime. Io ho il dovere di ringraziare la regia, Carlo, Gianlu, un po' tutti quanti. Voglio ringraziare i ragazzi della redazione, che non ringrazio mai, loro fanno un lavoro straordinario tutti quanti.
Antonio, Massimo, Alessandro, ragazzi, tutti quanti voi, Martina, perdonatemi, siete veramente tanti, e quindi un abbraccio fortissimo a tutti quanti voi che permettete a me di venire a fare anche un po', quando si può, come dire, a scherzare, ecco, in televisione. Ringrazio TLA per tutti gli amici, i fonici, le luci, che ci seguono con grande pazienza. Carlo veramente è un regista straordinario che ci sostiene anche in momenti un po' critici per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Voglio ringraziare la dottoressa Piombino, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Rita Menditto fa parte della squadra, ormai sono sei anni, sette anzi addirittura. Però è sempre un piacere, Sergio, davvero. Per me è come sempre la prima volta ogni volta che perché è gioviale, ridosa, sorridente, porta proprio il buon umore. Se state male, andate da lei e fatela sorridere perché è contagiosa sta ragazza, veramente. Già questo, già grazie questo per la ragazza. Vi farà stare bene. No, lo posso dire perché sono molto più grande di te. Quindi voglio ringraziare veramente tutti gli ospiti che si sono succeduti in questa lunga serie, voglio ringraziare gli sponsor che ci hanno permesso di andare in onda, e ringrazio anche a Sergio Angrisano, che sono io, che ha avuto la forza di arrivare a questa decima puntata, perché è stato un anno abbastanza travagliato, quello là della ripresa. Noi riprenderemo ad ottobre, sperando che il governo e chi ci governa si comporti bene, non come ha fatto fino adesso, questo me ne assumo la responsabilità, non come ha fatto negli ultimi due anni, che ha messo a regime restrittivo, non dietetico, ma di libertà, tutti gli italiani. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguiti, siete stati veramente tantissimi. I dati io li do solitamente nella prima puntata della prossima edizione. I dati sono scientifici e quindi indiscutibili, per cui noi siamo veramente molto molto soddisfatti. Non c'è stata una sola puntata che abbia fatto registrare delle flessioni. Andiamo in onda nel preserale, quindi fra pochi minuti va in onda il TG. Io vi saluto, vi auguro buone vacanze a tutti quanti. Vi raccomando, mangiate bene, ma mangiate poco, mangiate spesso, ma mangiate cose non molto caloriche. Quindi buone vacanze a tutti quanti voi. Noi ci rivediamo ottobre prossimo con Punti di Vista, ottava edizione. Alla prossima, Ale. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare.
Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail info@eurografo.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 19 33 87 14.